Ciao, io sono Annalisa, Luna non c'è perché sta ancora dormendo e questo è il canale di Little Vegan Witch. Oggi faccio un nuovo video di cosa mangio in un giorno con un po' di vita quotidiana. Ora sono a casa da sola, insomma non proprio da sola perché sono insieme a Luna, Giovanni è sceso giù in campagna per continuare con i lavori di restauro al casale e io invece sono rimasta a Bologna perché devo lavorare. Vi faccio vedere subito che cosa mangio in questa colazione. Prima cosa in assoluto, idratazione con dell'acqua. Appena torna l'autunno mi torna voglia di latte vegetale caldo, quindi ho ripreso il mio preferito che è quello di Isola Bio a riso e nocciola, che è naturalmente dolce. E poi ho fatto la mitica Nutella vegana ma senza nocciole. È una Nutella proteica perché l'ingrediente segreto sono i cannellini e mi piace un sacco mangiarla spalmandola sui cracker di segale. Ora andiamo a vedere se si è svegliato allora. Ma sei sveglia allora? Ma non è il caso che usciamo a fare pipì? Cosa ne pensi? Andiamo? Andiamo? Pronte per l'uscita mattutina. Abbiamo fatto un bel giro e siamo state a sbrigare un po' di servizi. Vi ho mai detto di quanto Luna odia le grate? Fa di tutto per evitarle. Eccoci tornate a casa. Luna dà sempre un'occhiata per essere sicura che io non riesca di nuovo da sola. Ora sono le 10:30 e devo lavorare un po' al computer, devo rispondere a un po' di mail, devo editare alcuni video. Non ho molta fame, quindi penso che non farò uno spuntino e mangio direttamente a pranzo, magari faccio un pranzo presto. Faccio un pranzo velocissimo, fondamentalmente costituito di avanzi, perché devo finire un sacco di cose che ho nel frigo e poi devo beccare la mia amica Valeria perché andiamo a fare una passeggiata sui colli, e che sono appunto questi colli che sono tutto intorno a Bologna, non so se ci siete mai stati, ma c'è anche il santuario di San Luca che è molto bello. Per pranzo sto mangiando dell'insalata verde, dei pomodori che penso che sono anche gli ultimi che comprerò per questa stagione, conditi con l'olio extravergine di oliva, dei semi di girasole e dell'origano e poi del seitan, un bracciato di seitan al cannonau, che è una ricetta tipica sarda con cui si prepara il cinghiale, e io invece l'ho voluta insomma replicare in versione vegan. Penso che sia una di quelle ricette che fa capire di come si possano replicare determinati piatti onnivori senza perdere il gusto. Io ne vado molto fiera, è buonissimo. Il seitan è super tenero, è un piatto perfetto per chi ha paura ad abbandonare la carne. Nel pomeriggio con la mia amica Valeria siamo salite sui colli bolognesi rigorosamente a piedi, passando per Villa Spada, i 300 scalini, e ci siamo fermate prima a riposare un po' e a fare due chiacchiere da pettegole, e poi abbiamo ripreso il nostro cammino verso il santuario della Madonna di San Luca, un luogo davvero suggestivo dove non si può non andare se si visita Bologna. Qui abbiamo fatto un'ulteriore pausa, sempre a spettegolare, e poi verso il tramonto ci siamo incamminate verso Bologna per tornare a casa. Sono ufficialmente devastata. È stata una passeggiata bellissima, però sono morta, non sento più le gambe. La Vale mi ha detto che abbiamo fatto tipo almeno 8 km era il percorso, quindi direi anche che per andare e tornare da casa almeno 10-11 km l'abbiamo fatti. Infatti anche per quello non ho portato Luna perché sarebbe stato devastante per lei. Quindi stasera sono distrutta, ho deciso di fare anche qui una cena a svuota frigo e infatti ho utilizzato il sugo di pomodoro che ho fatto questa domenica per i Color Jones per i miei amici, e mi sono fatta il mio comfort food per eccellenza che sono i tortiglioni al pomodoro con sopra una super spolverata di lievito alimentare in scaglie per insaporirla ancora di più. Potrei morire senza pasta al pomodoro. Come sempre vi ricordo che è importantissimo il vostro sostegno per il canale, quindi iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate anche un like. Qui sotto in descrizione vi lascio tutti i miei contatti di Instagram, Facebook, TikTok, quindi se volete potete seguirmi anche lì. Anche per questo video è tutto, io vado veramente a morire. Ciao.